Oggi celebriamo la creazione dell'anima di Maria Santissima, anima fino al primo istante colma della grazia santificante, anima libera dal peccato originale. L'essenza del peccato originale consiste nella privazione, in essenza. Il peccato originale consiste nella privazione della grazia santificante. Questa privazione è causata dal peccato di Adamo. Ma Maria Santissima fu preservata immune da questa privazione, nel modo che entrò nell'esistenza in uno stato di grazia santificante. L'esclusione del peccato originale fu per Maria un dono e un'eccezione riservata a lei sola. Ma perché Dio ha riempito l'anima di Maria con la grazia santificante dal primo momento della sua esistenza, dal grembo di Sant'Anna? Maria Santissima era destinata ad essere la madre di Cristo, madre che doveva concepire, partorire, crescere ed educare il suo figlio divino. E ogni madre che concepisce, cresce ed educa un figlio, per forza vive un'unione intima con il suo figlio. Cristo è Dio. Maria dunque concepisce, cresce e educa Dio. In vista della sua vocazione di essere madre di Dio, l'Onnipotente ha colmato l'anima di lei con la grazia santificante. Ricordiamo che questa grazia permette ad una persona di vivere in un intimo contatto e unione con Dio, in uno stabile rapporto di concordia e comunione. Di vivere una perfetta sintonia. Dio voleva per sé una madre che vivesse in uno stretto rapporto di amore con Lui. Perciò ha riempito l'anima di Maria con la grazia santificante. Per questo motivo non c'è peccato in Maria Santissima. Il peccato significa distacco. Significa conflitto fra ciò che Dio richiede da noi e i nostri desideri. Nella vita di Maria Santissima non vediamo mai un tale distacco, un tale conflitto. Invece vediamo Maria condividere in modo perfetto la vita del suo figlio divino. Parte con lui in Egitto. Divide la sua vita nascosta a Nazareth, avvia la sua missione alla nozze di Cana e soprattutto è presente con lui quando sale in croce e poi accetta la separazione comportata dall'ascensione ed è presente come madre della Chiesa al giorno di Pentecoste. L'esempio di Maria ci dà speranza. È un esempio di cosa è capace l'anima umana quando accetta di essere colmata dalla grazia santificante, quando coopera con la grazia, quando conserva in sé per tutta la vita questa grazia. A noi la grazia santificante è comunicata attraverso i sacramenti, ma purtroppo siamo propensi ad interrompere in noi l'azione della grazia ogni qualvolta cadiamo nel peccato mortale. In questo siamo figli di Eva. Apprendiamoci che come figli di Maria possiamo imparare da lei, uno, a capire e amare la grazia santificante, due, a cooperare con la grazia santificante, tre, a non lasciare morire a noi questa grazia commettendo peccati mortali, quattro, confessare
confessarci e ritornare subito alla grazia santificante attraverso il sacramento della penitenza. Preghiamo Maria Santissima di aiutarci a vivere in stretta unione con Gesù, suo Figlio. A Natale contempleremo il bambino Gesù fra le braccia di sua madre. Contempleremo la felicità di un amore perfetto fra madre umana e bambino divino. Contempleremo nel volto di Maria la felicità totale della madre che tiene stretto il bambino divino. Impariamo dunque da lei a custodire stretta in noi quel dono preziosissimo che è la grazia santificante di Cristo. Amen.